quando fu decisa la gestione unitaria della federazione. Voi sapete che questo fatto è accaduto nel momento in cui Sabri Bartolomeo si dimise da presidente dell'assemblea provinciale e dunque bisognava eleggere un nuovo presidente e salire la discussione. In effetti noi andammo, diciamo, a quel tipo di decisione, no? Senza neanche, capivamo, avevamo tante perplessità, perché noi pensavamo che bisognava dare una strizzata al partito. In realtà noi abbiamo consolidato un andazzo, no? Un modo di fare, cioè, che alla fine ha prodotto solo questo risultato, che c'è stata una vasta area che piano piano si è sempre più assottigliata e si è staccata, sono rimasti quelli che, diciamo così, esprimono un interesse diretto a far parte di una condanna. Guardate, qui succedono delle cose che sono singolari. Ieri c'è stata questa conferenza latina, no? Allora, è intervenuto Ernesto Pretti, il quale con molto calore, con molta passione, è intervenuto dicendo che lui ha fatto un excursus rappresentando come deve cambiare l'atteggiamento di ognuno di noi nei confronti della sanità pubblica, quindi ha parlato di generosità, ha detto che bisogna finirla, che ognuno metta avanti se stesso, una lezione di filosofia sanitaria. Ora, tenete conto di un fatto, che è questo: tranne me e Franco, allora Franco è già in pensione, io potevo andarci già nel 2009 e quindi di fatto sono prossimo, no? Ma quelli, gli altri che stavano lì e che applaudivano quando quello diceva bisogna essere generosi, sono i più feroci, come dire, e abbramati di se stessi, di ritorni personali. Io ho avuto l'impressione e l'ho confrontata poi con un'altra collega che stava lì, no? Dell'intervento di Napolitano al Parlamento, quando ai deputati gli diceva siete stati incapaci, là dentro applaudivano tutti. Quello ha fatto è vero, no?